per un Cosenza che oggi la Juve Sabbia ha vinto 6 partite su 6 in casa, quindi un motivo c'è se è in quel posto in classifica, però Cosenza è una delle squadre che l'ha messa di più in difficoltà, molto più del Foggia. Ah, sono molto contento perché siete molto sportivi e avete visto le cose come le ho viste io. Una grande squadra che è la Juve Stabia, veramente con una tecnica sopraffina, gioco di altissimo livello per questa categoria, ma un Cosenza che se l'è giocata alla pari meritava qualcosa in più, pur la Juve Stabia non rubando niente vincendo. Ecco, avrebbe voluto festeggiare i 2 anni a Cosenza con un risultato positivo qui a Castellammare? Sì, sì, perché abbiamo fatto tantissimi risultati positivi in questi 2 anni, mi sarebbe piaciuto regalare ai nostri tifosi un'altra soddisfazione, ma gliela daremo in futuro, perché questi ragazzi oggi ancora di più, visto 4-5 assenze abbastanza importanti, Scalise che è arrivato sabato e ha giocato 90 minuti, sono ragazzi fantastici che io ringrazio, dobbiamo riprenderci subito domenica in casa. Ecco, adesso il campionato del Cosenza con queste 2 sconfitte, lei dice dobbiamo riprenderci subito in casa, però comunque possiamo dire che è positivo, perché forse solo ad Andria, ecco, vedendo la partita, dice è stata meritata la sconfitta, ma il resto no. Sì, ma anche qualche volta sinceramente abbiamo vinto meritando meno, oggi magari meritavamo qualcosa in più, il calcio è questo, il Cosenza sa, per fortuna sappiamo quali sono i nostri pregi e i nostri limiti, e dunque vogliamo fare un campionato importante, sappiamo che ci sono alcune squadre superiori a noi, perché sarebbe stupido non dirlo. Questo non vuol dire che partiamo battuti con una partita per volta, possiamo battere chiunque, possiamo anche perdere, l'importante è rimanere nelle zone alte classifica, che questo è l'obiettivo di inizio anno. Una considerazione sull'arbitro, ecco, visto che forse il primo rigore c'era, il secondo su Ripa un po' meno. No, beh, io non valuto, cioè, in campo sono stato appena squalificato 2 giornate, dunque si sta che mi arrabbi, ma per me è finito al fischio finale, vado a fare i complimenti sempre all'arbitro perché non ha un compito facile, ai guardialine perché è giusto così, e io sono uno che ormai tantissimi anni che sono nel calcio ho avuto fischi a favore, fischi contro, il fischio non è un problema, l'atteggiamento mi piace che tutti lo abbiano come lo io sportivo, poi ripeto alla fine è finito tutto. Beh, ovviamente mi ha fatto piacere la presenza del presidente Fiore, l'ho visto prima della partita e mi ha detto che devo chiamarlo perché ci possiamo consultare dal punto di vista tecnico, mi sa che qualche telefonata la devo fare, perché comunque oggi al di là della vittoria è positivo come risultato, ma abbiamo fatto qualche errore di troppo, ma era anche comprensibile soprattutto sulla linea di difesa dove avevamo Lisi, Atanasov, che allo stesso Daniele Liotti che è tornato alla posizione centrale, ed era ovvio concedere qualche sbavatura, anche se poi insomma il tema era sempre quello che loro cercavano questa palla lunga per sorprenderci alle spalle, ma prese poi le misure soprattutto dopo i primi minuti del secondo tempo dove probabilmente ancora stavamo nello spogliatoio, abbiamo allentato la presa e abbiamo avuto qualche problema, però insomma poi c'è stata la reazione anche positiva dei ragazzi e con un po' di sofferenze siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Allora, finita 2-0, un commento su questa gara? Ma penso che il 2-0 forse non rispecchia benissimo la gara, diciamo che il primo tempo, la prima mezz'ora, forse è partito meglio la Juve Stabia trovando il gol con un rigore, poi giustamente noi non avendo più nulla da perdere abbiamo stato un po' in baricentro, abbiamo cercato di metterli in difficoltà, anche se bisogna dire che prima del rigore stesso avevamo avuto 1-2 occasioni per passare in vantaggio, poi nel secondo tempo invece siamo entrati in campo con un piglio diverso, abbiamo sfidato il pareggio più volte, poi è normale quando cerchi di trovare il pareggio con tutte le tue forze, è normale che presti il fianco agli avversari e poi ti castigano, come è stato così al 93esimo credo. Ecco, campionato importante però del Cosenza, escluso diciamo forse queste ultime 2 partite con Andrea e proprio Juve Stabia, queste 2 sconfitte, ma adesso che com'è il morale del nostro spogliatoio? Ma il morale sicuramente non è alto, però non dobbiamo batterci perché da questi momenti che si tira forza, si tira fuori l'energia per andare avanti. È normale, queste 2 sconfitte consecutive non ci demoralizzano molto, però dobbiamo comunque andare avanti, mercoledì abbiamo una partita importante in Coppa Italia perché vogliamo passare il turno e quindi già da mercoledì dobbiamo cambiare subito registro.